Quindi, siamo in diretta, quando volete. Buonasera a tutte e tutti. Io sono Fabio D'Alfonso del Comitato Pensiero Urbano. Siamo in diretta per l'incontro di diritto ad abitare e le ipoteche della pandemia. Mentre aspettiamo che qualcuno, insomma, qualcuno si colleghi per, insomma, partecipare, anche magari scambiare anche una serie di riflessioni sul tema, provo in qualche modo a spiegare cosa faremo nella prossima ora e mezza, diciamo. Questo incontro è promosso innanzitutto dal Corsaro, da Comunet, Cooperazione Mutualismo Net di Torino, e dal Comitato Pensiero Urbano, di cui appunto faccio parte, un comitato con sede a Bologna, che si occupa appunto di questioni urbane ormai da un paio d'anni. Noi oggi in qualche modo vorremmo affrontare il grande tema dell'abitare, soprattutto a seguito di una emergenza sanitaria molto grave che ha messo al centro il tema della casa rispetto alla sicurezza sociale, rispetto alla sicurezza collettiva dal punto di vista anche sanitario, no? In qualche modo ci è stato ripetuto in tanti modi e tramite vari canali di stare a casa. È stata un'indicazione di fatto seguita, ci dicono tanti studi, tanti italiani e italiane in qualche modo si sono protetti e protette dal contagio, restando a casa, evitando tutta una serie di contatti sociali. Ma in qualche modo si dava poi un paradosso. Siamo ancora all'interno di questo paradosso per il quale, dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, da un lato si diceva di stare a casa, dall'altro però non si faceva in modo di tutelare in qualche modo il diritto ad abitare, alla casa, ad avere un luogo sicuro, in cui poter appunto, sentirsi al riparo, sentirsi, diciamo, non a rischio. E in questo paradosso, come dire, si inserisce comunque all'interno di una storia molto lunga che proveremo anche ad analizzare insieme ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, proprio perché il tema dell'abitare sappiamo come in qualche modo sia assente da decenni nel piano del dibattito pubblico. Non si parla più di politiche abitative, non se ne parla più tanto in termini mediatici, ma soprattutto, ahimè, le grandi forze politiche, le maggiori forze politiche del paese, ormai da decenni, relegano il diritto ad abitare, alla casa, gli interventi urbani alla fine dei loro programmi, con un appendice, con qualche, diciamo, proposta generica che poi in realtà si risolve in interventi spot che non hanno, un'effettiva volontà di ripensare strutturalmente, quella che è, diciamo, una problematica grave come l'emergenza abitativa più che decennale che attraversiamo in questo paese. In questo periodo, insieme al coordinamento universitario Link, insieme a Massimo Pasquini dell'Unione Inquilini, abbiamo provato in qualche modo a mobilitarci per far sì che dal piano del governo, insomma, in qualche modo ci fosse un intervento strutturale rispetto a un sostegno ad affitto, cosa che ovviamente sappiamo non bastevole perché in qualche modo quello che serve è una politica molto più ampia, un grande piano per il diritto alla casa. Queste nostre richieste in qualche modo sono state messe da parte sia per quello che è stato, diciamo, la prima fase emergenziale con il decreto Cura Italia, ma anche, ahimè, con il decreto rilancio che, nonostante, diciamo, la grande mole di investimenti fatti dal punto di vista economico, in qualche modo, ancora una volta tralascia quello che appunto era un tema centrale. Quello che vorremmo fare noi oggi però non è costruire, non è solo costruire ulteriore elaborazione sul tema, perché di elaborazione sul tema della casa se ne è sempre fatta, fortunatamente in Italia, se ne sta facendo in questo periodo e per fortuna se ne farà ancora. Oltre questo, vogliamo provare a dare delle, diciamo,
direzioni, degli strumenti di azione, di rivendicazione, che in qualche modo permettano a tutta una serie di realtà, anche molto diverse da loro, con target anche molto diversi, di viaggiare in un'unica direzione. Abbiamo provato a fare questo con un altro ciclo di incontri, sempre sponsorizzato dal Corsaro e dai ragazzi e dalle ragazze di Torino, sui temi economici, grandi temi economici, temi fiscali. Alla base di quegli incontri c'era un documento che aveva proprio questa funzione, mettere assieme una serie di spunti volti all'azione. Quello che vorremmo fare con questo primo incontro e con i due incontri che seguiranno sulle questioni urbane è la stessa cosa sostanzialmente, cioè provare in qualche modo a definire assieme, costruendo anche alleanze diciamo collettive e durature, provare a costruire diciamo un percorso collettivo per un grande piano per il diritto ad abitare. Io direi che dopo questa introduzione possiamo iniziare un po' anche a dialogare, perché non voglio chiamare questo seminario, ma piuttosto un dialogo con i nostri e le nostre ospiti, e partirei con Sara Gaisworth, giornalista freelance per molte testate, autrice di un libro che abbiamo avuto il piacere anche di presentare qui a Bologna, Airbnb Città Merce, con cui in qualche modo indaga anche la relazione che c'è, che c'era, ora bisogna vedere come è cambiata, fra il tema degli affitti brevi e quindi delle piattaforme turistiche in rapporto al tema, in rapporto al tema dell'abitare, degli affitti a lungo periodo. Sara in questo periodo si è occupato anche di provare a dare insomma delle spiegazioni per quello che in qualche modo sta succedendo e quindi le chiedo appunto qual è l'impatto che in qualche modo ha avuto il coronavirus, il Covid-19, su un'emergenza abitativa che in qualche modo era già presente in questo paese, che fine fanno alcuni processi che fino a qualche mese fa erano, come dire, in crescita, erano in corso e stavano in qualche modo trasformando il modo di abitare e quindi come abiteremo in questa fase e nelle fasi future, insomma, una panoramica un po' del problema. Sì, ciao, grazie mille. Sì, io vorrei in realtà un po' provare a contestualizzare, insomma, per grandi linee, un po' semplificando anche il problema. Poi, insomma, ci sono altri esperti che sapranno integrare. Però, ecco, come dire, adesso, insomma, la pandemia ha rimesso, no, finalmente al centro del dibattito un po' quello che è il ruolo dello Stato, per cui il pubblico, l'abbiamo visto, insomma, sul tema della sanità, c'è stata, no, in qualche modo una presa di coscienza collettiva sull'importanza della sanità pubblica. Questo in qualche modo ancora non è avvenuto per quello che riguarda il tema della casa. Mi chiedo se avverrà, insomma, quando cominceremo a sentire gli effetti concreti della crisi economica, forse a settembre, chissà. E appunto questa crisi arriva in uno scenario appunto in cui la casa, così come la sanità, è stata abbandonata negli ultimi 30 anni, insomma, dalle politiche, per cui da che appunto c'era dal dopoguerra in poi un intervento diretto dello Stato attraverso appunto i piani di costruzione di edilizia residenziale pubblica e anche agevolata. Appunto c'era questo intervento diretto e poi insomma ricordiamo, perché se ne parla sempre di più in questo periodo, l'eco canone, per cui c'era effettivamente una gestione sia dell'offerta, no, di case pubblica, che una regolamentazione del mercato privato. Chiaramente, come sappiamo, nello scenario insomma delle politiche neoliberiste degli ultimi 30 anni questo scenario è mutato profondamente in tutti i paesi, insomma, non soltanto in Italia, le dinamiche sono identiche anche negli Stati Uniti, in Inghilterra e via dicendo. Per cui siamo passati appunto da un modello di intervento diretto a un modello di intervento indiretto, in cui, no, è stato lasciato, il settore della casa è stato lasciato al mercato privato, che appunto avrebbe dovuto, no, magicamente autoregolare domanda e offerta, cosa che chiaramente non è avvenuta, per cui abbiamo assistito da una parte dagli anni appunto fine anni 80, anni 90 a
una massiccia svendita del patrimonio pubblico, quindi delle case ERP, i piani di dismissione delle case degli enti che servivano, no, a rispondere a quella, anche a quella domanda intermedia, perché poi, siccome appunto si parla sempre meno di casa, oggi si tende solo a parlare di case popolari, e invece non anche di quella domanda intermedia, appunto, di chi non accede né alla casa popolare né alla casa al libero mercato. In qualche modo le case degli enti potevano servire anche a questo. Per cui dicevo dismissioni, e dall'altra parte la fine dell'equo canone e nel 98 l'introduzione dei sussidi, che secondo me è molto importante anche riprendere il dibattito sul fatto che appunto il tema della casa era un tema che aveva una dignità politica. Nel momento in cui si parla appunto non più di interventi appunto politici dello Stato, eccetera, ma di sussidi, cioè tutto il discorso va verso, non so definirlo, una concezione del disagio abitativo connaturata alla povertà, ma il discorso non era mai stato prima rispetto alla povertà, cioè abitare in un alloggio pubblico non era sinonimo di povertà, tanto che appunto la tassa che serviva a finanziare la costruzione di edilizia residenziale pubblica, la GESCAL, era una tassa per la costruzione per case per lavoratori, per cui c'è stato anche, no, questo cambiamento proprio semantico in qualche modo, per cui adesso il tema della casa sembra sinonimo di tema di povertà, per cui appunto il sussidio per persone fragili, no? Cioè ormai siamo arrivati a questo, cioè la fragilità, cioè chi non riesce a pagare un canone di mercato è fragile e quindi va sostenuto. Però io volevo provare a farvi vedere, visto che appunto parliamo di sussidi, proprio due grafici che sono il motivo per cui io ho scritto un articolo su Valigia Blu un po' di tempo fa su questo, perché appunto di fronte alle difficoltà causate dalla crisi economica adesso con la pandemia, il vice ministro Laura Castelli rispose: ma ci sono degli strumenti per far fronte a questa emergenza, citando quindi il sussidio per l'affitto che fu introdotto con la fine dell'equo canone. Io provo a farvelo vedere. Scusate un attimo, l'ho perso. Niente, non lo trovo più. Vabbè, non lo trovo. No, insomma, per dire che questo sussidio, che sarebbe adesso appunto la soluzione per chi è in difficoltà a pagare l'affitto, è stato fortemente definanziato negli anni, tra l'altro proprio negli anni di maggiore crisi, per cui contemporaneamente all'aumento degli sfratti è stato praticamente azzerato tra il 2011 e il 2015, e finanziato poi con pochi milioni di euro negli anni, insomma, negli anni intermedi. Basta dire che insomma all'inizio degli anni 2000 Roma percepiva 30 milioni di euro soltanto la capitale. Questo per dire che, come dire, questi strumenti che sono stati citati come soluzione già non funzionavano prima, quindi il sussidio all'affitto e poi il sussidio, il fondo morosità incolpevole introdotto successivamente. La metà di questo fondo tra il 2014 e il 2018 non è neanche stato speso per problemi con, insomma, le modalità di erogazione. Per cui, come dire, questo giusto per dare il quadro generale di quello che era il pre-pandemia, ovvero una situazione già disastrosa in cui appunto questi sussidi non funzionavano, e ci sono appunto 650.000 persone, no, in graduatoria per un alloggio popolare, e quindi, come dire, questa pandemia è arrivata in un momento già di grandissima crisi nel settore della casa. Io passerei la parola forse ad altri a questo punto, magari poi possiamo tornare anche sul insomma, per parlare sul dopo, sugli effetti, però forse insomma anche gli altri avranno delle idee su questo interessanti. Sì, d'accordo, infatti quella di Sara è stata una panoramica rispetto anche all'evoluzione
che c'è stata in questo paese rispetto appunto al tema delle politiche abitative, no? Quindi Sara spiegava il passaggio da anche politiche strutturali, magari anche sbagliate in qualche modo, però il passaggio poi ha invece una politica dei sussidi. E rispetto a questo io penso, insomma, che Massimo Pasquini, segretario dell'Unione Inquilini Nazionale, in qualche modo possa darci delle indicazioni utili. Dicevo all'inizio che con Massimo ci siamo occupati in questo periodo di provare insomma, a portare avanti una battaglia sul tema del contributo affitto, perché appunto la ritenevamo strategica rispetto appunto alla permanenza delle persone all'interno della propria abitazione, per poter poi anche reimmaginare degli interventi più strutturali. Massimo sta seguendo da vicino diciamo tutto ciò che è gli iter amministrativi rispetto alle richieste dei sussidi attivati con i pochi fondi purtroppo a livello nazionale, con dei fondi anche attivati da alcune regioni italiane. Io voglio chiedere a Massimo, appunto, a fronte, diciamo, della sua esperienza sindacale rispetto al tema, qual è lo scenario, cioè chi effettivamente fa richiesta, quante richieste vengono prodotte all'interno delle regioni, e diciamo, a fronte anche di questo elemento, cosa si prevede per il futuro, cioè a cosa dovremmo andare incontro, non solo in termini di crisi sanitaria, ma in termini di crisi sociale. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Grazie di questo invito. Con Fabio abbiamo ormai una frequenza di alcuni mesi di contatti e di altri momenti, diciamo, di confronto sempre utili e sempre importanti. Io partirei da un dato. Normalmente nel momento pre-Covid, negli anni pre-Covid, ogni anno 50.000 famiglie subiscono una sentenza di sfratto per morosità. Quindi il problema morosità noi lo avevamo già, noi già avevamo percepito e conoscevamo l'impatto che ha avuto una legge assurda come la legge 431, penso che sia l'unica legge al mondo che abbia due canali contrattuali nella stessa legge, il libero mercato e il canale agevolato. Già questo la dice lunga, insomma, su quello che può essere l'effetto di questa legge. Ma noi partivamo già da questo, cioè io faccio un riferimento: noi in Italia abbiamo 3,2 milioni di famiglie in locazioni private, parlo solo di privati. Avere 56.000 famiglie che hanno la sentenza di sfratto ogni anno, tra i 56.000 e i 60.000, vuol dire che una famiglia ogni 57 in locazione ogni anno subisce una sentenza di sfratto. Attenzione, sono dati pazzeschi, sono questi. E quindi siamo arrivati al Covid con una situazione in cui non avevamo, da anni non costruiamo più case popolari. Da anni il contributo affitto è diventata una semplice questa, nel senso che noi siamo partiti i primi anni 98, 99, 2000 con 350 milioni di euro di dotazione del fondo contributo affitto. Attenzione, soldi provenienti dalla GESCAL, non fondi del governo dello Stato. Anche i primi anni della 431 il fondo contributo affitto è stato finanziato con fondi GESCAL. Una volta che non sono stati più utilizzati i fondi GESCAL, abbiamo cominciato a vedere il declino, fino a, come diceva Sara poco fa, interi anni in cui è stato azzerato il fondo contributo affitto e il fondo museo colpevole, e la ripresa con, fino agli ultimi anni, l'anno scorso avevamo 10 milioni di euro per tutta Italia, quest'anno nel 2019 eravamo riusciti a portare questa dotazione a 60 milioni di euro. 60 milioni di euro in epoca di emergenza assoluta. Ne avevamo 350 milioni nel 1998, in una situazione probabilmente molto diversa. Non c'era stata neanche la crisi del 2008, se per questo. Quindi questo dice qualcosa. Ma che è successo in questi mesi? È successo qualcosa di molto grave, anche di molto interessante dal punto di vista sociale. È successo che abbiamo verificato che le famiglie sono veramente in povertà, che non c'è più quella fascia grigia
quelli che non potevano stare nelle case popolari perché troppo ricchi, non potevano stare sul mercato perché troppo poveri. Il problema è che sono tutti poveri e lo dimostrano i bandi che si sono stati fatti in questi, che si sono eseguiti in questi ultimi mesi. Due dati voglio dare, anzi forse alcuni di più, anche che sono indicativi. In Campania hanno partecipato al bando Covid 65.000 famiglie in Campania, con un'erogazione di un contributo di 100 euro, perché questi sono i dati. Nel Lazio sono state oltre 85.000 le famiglie che hanno partecipato al bando, 39.000 soltanto a Roma, il che vuol dire avere mediamente, avranno, perché ancora oggi non hanno avuto niente, avere un contributo di 250 euro complessivi che dovrebbero, con i quali dovrebbero fronteggiare gli affitti da marzo ad oggi. Vi sembra possibile questo? Secondo me no. E allora che è successo? Abbiamo cercato di fare una battaglia molto ampia con le ragazze e i ragazzi di Link, con la rete della conoscenza, con Pensare Urbano. Abbiamo fatto un appello fin da marzo, dicendo a tutti quanti, attenzione, già a marzo c'erano 200.000 famiglie che erano in difficoltà enorme nel pagamento degli affitti, totale o parziale. Servivano risorse enormi, serviva di un intervento immediato su questo aspetto. E siamo stati seguiti in questo, perché vorrei ricordare per esempio l'ordine del giorno approvato in Senato che parlava proprio di ingenti risorse da destinare al fondo contributo affitto a Mosaico Incolpevole, così come ulteriori risorse per studenti fuori sede, per sostenere l'affitto di studenti fuori sede. La stessa conferenza delle regioni aveva quantificato in 550 milioni di euro le esigenze per affrontare l'emergenza, non per affrontare il problema abitativo, per affrontare l'emergenza, per non mandare decine di migliaia di famiglie in sfratto. Cosa abbiamo ricavato? Abbiamo ricavato un decreto rilancio che ad oggi dà 140 milioni di euro per tutti. 140 milioni di euro si sommano, si dovrebbero sommare ai 60 milioni anticipati del Fondo Contributo Affitto 2020, ai 46 milioni del Fondo Mosaico Incolpevole del 2019 che dovrebbero essere già arrivati alle regioni, e a 9 milioni e mezzo del Fondo Mosaico Incolpevole del 2020, perché nel 2020 la scorsa legge di bilancio ha pensato che bastassero 9 milioni e mezzo per tutta Italia per fronteggiare, per garantire a chi ha lo sfratto con la sentenza esecutiva di morosità incolpevole di avere un'altra casa. È del tutto evidente che tutto questo non serve a niente. Se poi a questo sommiamo appunto il fatto che abbiamo strutturalmente un problema di assoluta mancanza di case popolari, l'Italia è il fanalino di coda, ne ha un quarto di tutto il resto d'Europa. In Germania il 65% delle famiglie vive in locazione, non vive in proprietà al 90% come in Italia. E allora è del tutto evidente che le politiche liberiste e di privatizzazione che si sono perseguite in questi anni hanno creato questo cortocircuito, perché come diceva bene Sara prima, il mercato non ha calmierato il mercato come qualcuno ci ha fatto credere. Il mercato è un mercato in Italia che è giungla, non c'è domanda e offerta che si incontra, è soltanto un'offerta. E se accetti quella, poi il rischio che tu vada in morosità normalmente, ma che tu vada in morosità anche nel momento in cui viene fuori un'emergenza sanitaria drammatica e pesantissima, ed è tutto evidente che al disagio abitativo normale, tra virgolette lo dico normale, si è sommato un disagio abitativo proveniente da quelle famiglie che, pur pagando negli anni, avevano contratti di locazione normali, via discorrendo, si sono trovati in cassa integrazione, licenziati, penso al commercio, penso al turismo, penso ai giovani, ai studenti che non possono neanche andare all'università, o che si sono trovati dentro quella casa per forza, o che erano momentaneamente fuori, tornati nelle loro famiglie. Insomma, una situazione complessiva che denota come in Italia non esistono politiche abitative, ma denota anche un'altra cosa. Denota da parte di regioni, comuni e governo l'assoluta mancanza di percezione di quello che è il problema abitativo in Italia, perché questo è il punto. Non si fanno politiche abitative. Abbiamo 650.000 famiglie in graduatoria, che ormai abitano le graduatorie, perché non possono far altro perché non ce ne sono. Abbiamo
50.000 sentenze di sfratto ogni anno, 30.000 famiglie che ogni anno vedono eseguito lo sfratto con la forza pubblica, quindi attendono fino all'ultimo prima di uscire, e noi a tutti questi non gli garantiamo il passaggio da casa a casa, gli garantiamo il passaggio da casa a strada, e poi ci inventiamo le categorie, diceva bene Sara poco fa, le fragilità. Che significa la fragilità? Cioè, questo è un concetto che non esiste, che, su cui è partita per prima un po' la Raggi, no? Perché il problema è limitare sempre di più, un po' come, è come la poesia di Brecht, no? Mano a mano poi si arriva poi a te, e quindi c'è poco da andare avanti. Allora io credo che questa esperienza, questa situazione, credo che purtroppo esploderà a settembre-ottobre. Perché le nostre previsioni sono che ad oggi abbiamo tra le 600.000 e le 800.000 famiglie che stanno chiedendo contributi di affitto. Al massimo queste famiglie riceveranno tra marzo e ottobre 700 euro complessivi, se faranno anche i bandi per i soldi che sono disponibili, ma ancora non l'hanno fatti, 700 euro complessivi per pagare 8-9 mesi di affitto. È possibile? No. Questo significa che appunto... a settembre-ottobre noi vedremo una caterva di richieste di sfratto per morosità che non sapremo come affrontare, che faranno diventare ancora più drammatica la situazione, ancora meno emergenziale ma ancora più strutturale, perché sul tema dell'emergenza abitativa ci abbiamo costruito anche noi un paradigma culturale che non funziona e che dobbiamo modificare anche culturalmente. Noi non siamo in emergenza abitativa, perché siamo in emergenza abitativa da 50 anni. Noi siamo in un problema di vasta precarietà abitativa, di un mercato che non esiste, della necessità di tornare a politiche pubbliche e di uso e controllo del territorio che sia finalizzato al riuso dell'esistente. Cioè noi abbiamo bisogno di recuperare la capacità di pensare le nostre città per quello che già esiste, non di cimentificare ulteriormente. Noi nelle nostre città, lo vediamo tutti i giorni passeggiando per la città, palazzi interamente vuoti, pubblici e privati, che sono un buco nero nelle nostre città, che deve essere superato. Ecco, quei buchi neri possono essere riaperti, messi alla luce, rimettere una lampadina che serve per dare sollievo alle famiglie che hanno bisogno di casa, ad abbassare un mercato, a calmierare il mercato effettivamente, perché soltanto un intervento pubblico di case popolari calmiera il mercato, non il mercato che calmiera il mercato a se stesso, perché l'abbiamo visto, è un fallimento. Allora, abbiamo grandi cose da fare, abbiamo purtroppo ancora molto da lottare, non basterà la legge di rilancio, perché qualsiasi cosa avvenga, anche se aumenteranno un po' le risorse, comunque avremo un problema enorme, e quindi io credo che noi settembre-ottobre dovremo prepararci per grandi battaglie, i tribunali saranno intasati, avremo tanta gente che entra nella nuova precarietà e che va a sommarsi alla precarietà già esistente. Avremo bisogno di grandi mobilitazioni, avremo bisogno di avere le idee chiare, perché una cosa che va fatta in maniera strutturale è riprendere in mano la realizzazione di case popolari senza consumo di suolo, da una parte, e dall'altra abolire il canale al libero mercato nella legge 431 e contestualmente abolire la cedolare secca per i contratti al libero mercato. Significherebbe recuperare 2 miliardi di euro l'anno e su quella base fare politiche abitative pubbliche, perché di questo abbiamo bisogno. Scusate se sono troppo lungo. Direi chiarissimo quello che ci racconta Massimo, tanto rispetto alla situazione delle richieste per un contributo affitto, tanto rispetto a appunto a un problema che è strutturale, non è più emergenziale ormai da tempo. E proprio diciamo per parlare appunto di questo problema strutturale, del dove nasce e come si dà, al di là poi diciamo della logica del mercato che in qualche modo già a partire dagli anni 90 inizia a insomma, creare veri e propri disastri e fallimenti all'interno delle politiche abitative con l'introduzione del canone di mercato, ma oltre questo c'è diciamo una relazione forte fra il tema da abitare e la composizione sociale di questo paese che proveremo un po' anche a indagare con il nostro ospite Francesco Chiodelli, un professore associato in geografia economica e politica presso l'Università di Torino,
perché appunto, anche riprendendo quello che diceva Massimo, questo è un paese in qualche modo particolare. Un paese particolare perché presenta una quota di proprietari rispetto, diciamo, a totale che è elevatissima. Diciamo, sappiamo come in qualche modo l'Italia viene descritta sempre come un paese di proprietari, ma nonostante questo, però, appunto, esiste quella precarietà abitativa di cui parlava Massimo. Poi interessante anche per parlare di attualità, come in qualche modo oggi anche a destra Matteo Salvini in tante interviste continua a fare leva su, diciamo, la cosiddetta italietta, l'Italia degli anni Ottanta, in cui si viveva tutti bene, esisteva tanto benessere collettivo. Ecco, per anche decostruire, diciamo, questi elementi e provare a trovare anche una spiegazione storica che in qualche modo ci dia anche degli strumenti di azione, provo a chiedere appunto a Francesco, anche sulla base di quelli che sono i suoi studi, diciamo, qual è la realtà dietro il presente. Buonasera a tutte e a tutti, grazie Fabio per la generosa introduzione e per la questione che hai posto. Grazie anche a Massimo Pasquini per il quadro molto dettagliato che ci ha fatto, che io non saprei fare, soprattutto perché non ho le mani così in pasta come ce l'ha, purtroppo, meglio per fortuna, Massimo. E anche grazie a Sara per aver cominciato una contestualizzazione che vorrei continuare anche riprendendo alcune cose che ci ha detto Massimo, provando ad andare sia indietro di qualche decennio, sia poi invece un passo più avanti per guardare quello che succederà. Lasciatemi cominciare con una premessa, diciamo così, tra il serio e il facile, una sorta di coming out. Credo che, insomma, il modo dell'interpretazione della pandemia si divide in tre grandi famiglie. Ci sono quelli che potremmo definire i parossistici apocalittici alla Gamben. Nulla sarà più come prima e sarà tutto terrificante. Ci sono poi i parossistici messianici come Boeri, che invece dice nulla sarà più come prima, ma tutto sarà splendido, sarà una vita bucolica fatta di smart working e di natura a portata di mano per tutti. C'è poi una terza categoria che potremmo definire dei ridimensionatori, coloro i quali, secondo i quali, insomma, tutto sarà più o meno come prima. In questo coming out io vorrei pormi, diciamo così, un po' più vicino a quest'ultima categoria. In che senso? Nel senso che preferisco leggere questa pandemia che come un evento cataclismico, come una delle tante crisi, potremmo dire, in senso etimologico, sia un momento di scelta, un momento di cambiamento radicale che hanno accompagnato gli ultimi, diciamo, gli ultimi tre o quattro decenni della storia italiana, potremmo dire la storia globale. Insomma, se si va indietro di quasi 10 anni si arriva alla crisi finanziaria con tutte le implicazioni che ha avuto in termini di mercato immobiliare. Se si va dietro di 6-7 anni abbiamo avuto la crisi legata alla spirale guerra terrorismo. Se si fa un passo ancora indietro si va alla crisi del bipolarismo globale. Insomma, siamo stati abituati a vivere crisi quasi decennali che hanno cambiato in maniera radicale, ma potremmo dire radicale e incrementale, tante questioni che pertengono anche al modo in cui noi abitiamo le città. E credo che per provare a capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà non si possa, diciamo così, leggere questo come un evento alieno, decontestualizzato, come stanno facendo molte delle archistar agli Stati Generali, con voli pindarici, diciamo così, visionari, ma più spesso spericolati, che hanno gran poco appiglio nella realtà delle cose, della realtà, diciamo così, della vita quotidiana, ma anche nelle analisi robuste e solide di coloro i quali fanno ricerca da decenni su questo tema. Quello che bisogna fare, mi sembra, è provare a contestualizzare quello che sta succedendo appunto in queste crisi ricorrenti e soprattutto nella storia decennale delle politiche pubbliche italiane e del tema della vita in Italia. Insomma, per me, insomma, non so più farvi una lezione, ma è più una chiacchierata serale in quello che un tempo era l'orario dell'aperitivo. Quindi cercherò di essere schematico, sperando di non essere banale o brutale. Direi che se dovessi ricostruire attraverso tre pilastri, tre parole chiave, la storia decennale delle politiche pubbliche dell'abitare in Italia, all'interno della quale contestualizzare ciò che sta succedendo, darei come prima parola chiave marginalità delle politiche pubbliche. Come diceva Sara, poi ricordava anche Massimo, insomma, l'Italia è strutturalmente carente anche in termini comparativi rispetto all'Europa di edilizia popolare, diciamo così, public housing o edilizia economica popolare. È tuttavia carente anche in quel canale che in molti stati, in molti paesi, con alcuni contro, ma anche con alcuni pro, è riuscita a rispondere a una domanda di una certa fetta di mercato. Mi sto riferendo all'edilizia convenzionata o al social housing, che in Italia è strutturalmente molto debole. Quindi da una parte c'è questa marginalità potremmo dire, della promozione pubblica o parapubblica
dell'edilizia per fasce a reddito basso e a reddito medio-basso. Il secondo pilastro è la centralità della proprietà, che porta con sé la marginalità del settore dell'affitto. Ricordava Massimo, insomma, l'80% del paese e delle famiglie italiane oggi vive in affitto. Questa centralità della proprietà non è, vuol dire, ha diverse cause, affonda le radici, potremmo dire, in questioni di carattere culturale, ma anche e soprattutto in questioni di carattere politico. Insomma, noi abbiamo una storia decennale di politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, che in maniera sia diretta sia indiretta hanno favorito fortemente la proprietà della casa, nel bene e nel male. Insomma, l'Italia si è costruita anche attraverso la sedimentazione del ceto medio come un ceto di proprietari che si stabilizzava esattamente riuscendo a raggiungere la proprietà della casa. E questa cosa era connessa all'idea che il ciclo edilizio fosse il settore economico che potesse tirare una parte dell'economia del paese. Quindi la seconda parola chiave è proprietà. La terza parola chiave è famiglia. Insomma, il sistema del welfare italiano, ma potremmo dire del sud e del Mediterraneo, è un sistema basato essenzialmente sulla famiglia come terzo canale di accesso alla casa, per supplire le mancanze sia del mercato privato sia dell'offerta pubblica. Ora, quindi politiche pubbliche marginali, centralità della casa e conseguente residualità dell'affitto e sostegno e supporto familiare sul quale sono state scaricate spesso le deficienze del settore pubblico, sono ancora le parole chiave che attraverso le quali si può guardare quello che sta succedendo per quanto il succedere di questi giorni è un succedere molto indivenire. Se pensate ad esempio al fatto che nel decreto rilancio in 1000 pagine non c'è una singola volta citata la questione dell'affitto residenziale, ma solo dell'affitto commerciale, ciò ci parla di una sottovalutazione cronica dell'affitto, che non è però una cosa che salta fuori out of the blue improvvisamente, ma che affonda appunto le radici in questa storia di centralità della proprietà, che non a caso, ad esempio, nello stesso decreto rilancio trova l'emblema nel fatto che, ad esempio, ci sia una parte rilevante delle risorse versate sul bonus ristrutturazione, di cui chiaramente fruisce chi è proprietario, o ancora del fatto che uno dei primi provvedimenti del governo è stato il congelamento delle rate dei mutui, che riguarda ancora in questo caso i proprietari e non gli affittuari. Tutto questo va contestualizzato nel fatto che, insomma, gli svariati problemi di questa fase, pensiamo in primis a quello della chiusura delle scuole, sono stati non a caso scaricati sulle famiglie. I palliativi del vario bonus babysitter o dei congedi parentali sono per l'appunto palliativi. Come dire, questo semplicemente per dire che quello che sta succedendo adesso è una sorta di, insomma, di onda lunga di ciò che ci viene dal passato, che non ci deve sorprendere, in cui il versante negativo è il fatto che c'è una sorta di path dependency, ossia una difficoltà a cambiare traiettoria, che sarà ancora più difficile in questa fase, ma rispetto alla quale credo, per aprire una sorta di spiraglio di speranze, ci sono alcune finestre di opportunità di cui proverò a dire tra breve. Prima però vorrei sottolineare questo fatto, nel senso che noi oggi parliamo giustamente molto di affitto, di abitazioni in affitto, lo sto facendo anch'io, non vorrei però che ciò sembrasse una sorta di interpretazione manichea del mondo, per cui la proprietà della casa è cattiva, l'affitto è buono, insomma non sono queste le interpretazioni di un fenomeno così complesso come quello dell'abitare. I proprietari di casa sono una platea molto varia, ci sono dei piccoli proprietari, grandi proprietari, delle persone in difficoltà a pagare il mutuo, alle persone con ville e patrimoni immobiliari sterminati. Anche gli interventi che sono stati fatti in materia di supporto dell'abitare, appunto, della proprietà, il bonus ristrutturazione, il congelamento delle rate dei mutui, sono ad esempio interventi assolutamente comprensibili, legittimi e direi condivisibili. Se non fosse altro perché riguardano la stragrande maggioranza del paese, appunto. Stiamo parlando dell'80% delle famiglie italiane che vivono in proprietà e tutto sommato vanno, pensiamo al bonus ristrutturazione, anche in direzione di sostenere la sostenibilità o meglio l'efficientamento energetico delle abitazioni italiane, che spesso sono molto carenti da questo punto di vista. E potremmo anche dire che tutto sommato tra le varie, insomma, l'alto tasso di proprietà in Italia ha generato numerosi, continua a generare numerosi problemi. Tutto sommato in questa crisi potremmo dire che ha attutito gli impatti della pandemia. Insomma, il fatto che noi abbiamo così pochi percentualmente proprietari in affitto rispetto ad esempio alla Germania, come diceva Massimo, o ad altri paesi, ha fatto sì che la crisi dell'affitto sia una crisi più contenuta numericamente rispetto ad altri problemi. Il vero problema è che questa crisi, che è appunto contenuta numericamente, diciamo così, è comunque ampia, ma percentualmente contenuta, non è per nulla riconosciuta a livello politico. Quindi è una crisi che si potrebbe affrontare in maniera decente, stante
le sue dimensioni, ma c'è una continua sottovalutazione politica di questo problema. Insomma, adesso non entro qui, magari entriamo nel dibattito sul perché di questa sottovalutazione. Ci tengo a sottolineare che anche il settore dell'affitto è un settore estremamente variegato e alcune delle forme di sostegno, ad esempio, a cui parlava Masco, che sono, diciamo così, scandalosamente insufficienti, colpiscono una fetta di questo settore dell'affitto, ma lasciano completamente scoperta tutta un'altra fetta che è completamente invisibile. Pensiamo, ad esempio, agli immigrati irregolari che vivono, per la maggior parte dei casi, in affitto nero. Quali sono le condizioni di vita che già prima erano pessime in molti casi, come saranno diventate adesso con la perdita del lavoro, con l'assenza di qualsiasi tipo di tutela anche minica, ma rispetto all'affitto. Quindi mi sembra che, insomma, il tema dell'affitto sia un tema centrale che vada contestualizzato all'interno di una storia decennale che è caratterizzata, dicevo prima, da queste tre parole chiave, rispetto al quale ci sono tanti segnali negativi, ad esempio questo fatto che non si riesce a cambiare direzione, si continua oggi ad investire prevalentemente sul settore della proprietà della casa, mentre si dimentica completamente, si continua a dimenticare il settore dell'affitto. Tuttavia, credo che si possa aprire una finestra di opportunità, insomma, forse noi dimentichiamo il fatto che improvvisamente, dopo anni che parlavamo di austerità, oggi siamo in una fase espansiva della spesa pubblica. Il problema non è più, come era 3 o 4 anni fa, trovare le risorse. È un problema meramente, potremmo dire meramente, insomma, è un problema politicamente e centralmente allocativo. Le risorse ci sono, il problema è fare una battaglia su come queste risorse sono allocate. Ora, nessuno più ci può dire che le risorse non ci sono, come ci dicevano 3, 4 o anche semplicemente 2 anni fa. Il problema è fare una battaglia per come queste risorse possono essere allocate, devono essere allocate. Battaglie di breve e di lungo termine, insomma, il breve termine, come diceva Massimo, un sostegno all'affitto e più in generale all'abitare anche delle fasce di proprietari in difficoltà, ad esempio col pagamento del mutuo che deve essere sostanziale. Insomma, noi diamo bonus per qualsiasi cosa, per comprarci monopattini, per andare in vacanza, per prenderci la babysitter, giustamente, insomma, non li sto criticando, insomma, continuiamo a dimenticare del settore dell'affitto. Quindi a breve termine bisogna risolvere questa criticità, perché altrimenti, come diceva Massimo, io non ho i dati sotto mano di cosa stia succedendo in realtà, ma probabilmente a settembre-ottobre sarà una situazione drammatica dal punto di vista degli sfratti. C'è tuttavia anche una battaglia a lungo termine su cui chiudo. Insomma, ad esempio, durante gli Stati Generali si è parlato tanto del rilancio del ruolo pubblico, ad esempio, nella costruzione delle infrastrutture in Italia. È tornato il grande tormentone degli Stati italiani, il ponte sullo stretto. Ora, è vero che una parte del rilancio passa anche per gli investimenti pubblici infrastrutturali. È tuttavia sorprendente che i buoni Guerri Fuchs vadano a parlare di grandi rivoluzioni dei modi dell'abitare e non ricordino una cosa fondamentale, che un rilancio infrastrutturale di questo paese, dell'economia tramite un intervento infrastrutturale, potrebbe passare anche attraverso, ad esempio, una riqualificazione del patrimonio dell'edilizia pubblica, che in molti casi è completamente, diciamo così, per usare un termine poco accademico, è schifosamente indecente. Insomma, noi abbiamo migliaia di unità abitative inabitabili per le condizioni strutturali e fisiche. Insomma, un investimento anche in questo caso potrebbe essere inquadrato e dovrebbe essere inquadrato all'interno di quegli interventi pubblici, potremmo dire di natura infrastrutturale, che potrebbero aiutarci a uscire dalla crisi in maniera positiva. Questo per dire che c'è a oggi una finestra di opportunità che mi sembra, diciamo così, interessante poter cogliere. Non è il mio lavoro dirvi come cogliere, quali sono le alleanze, le azioni, come dicevi tu, Fabio, all'inizio, per poterla cogliere. Mi sembra però interessante e importante individuarla, perché questa finestra di opportunità, più passa il tempo, più si chiude, perché altri attori chiaramente cercano di stornare a loro vantaggio l'allocazione delle risorse che sono state messe in campo. Mi fermo qui. Grazie Francesco per i tanti spunti che hai messo sul piatto, su cui tra l'altro mi piacerebbe tornare in secondo rapido giro, magari se anche arrivano domande o comunque commenti nella diretta Facebook. Tu prima dicevi come in qualche modo arrivano bonus per qualsiasi cosa, mentre in qualche modo pur avendo, diciamo, rotto quel meccanismo per il quale la spesa pubblica deve diminuire, quindi ad oggi esiste una finestra, come la chiami tu, rispetto alla fine delle politiche di austerity, a un rifinanziamento del welfare e di tutto ciò che in qualche modo porta a benessere collettivo, è oggi possibile finalmente, o comunque se ne vedono spiragli di
di possibilità. Resta il fatto che diciamo alcuni campi del vivere pubblico che in qualche modo dovrebbero essere maggiormente finanziati e in cui si dovrebbe intervenire maggiormente vengono messi da parte. In primis il tema dell'abitare, ma in relazione a questo io penso ci sia anche l'ambito della conoscenza e al di là poi della questione poi della, diciamo, del sottofinanziamento strutturale delle scuole e delle università del nostro paese, sappiamo come tra quella percentuale anche ridotta a livello numerico di persone in affitto ci sono tantissimi studenti e studentesse fuori sede che, come dire, adesso vanno incontro a una difficoltà enorme rispetto al proseguimento del loro percorso di studio. Un percorso di studi che va inteso non semplicemente come andare a lezione, ma come appunto vivere un'esperienza sociale di crescita, di sviluppo, che in qualche modo è fondamentale per l'individuo. Su questo ci sarà un contributo Francesca D'Amico, esecutivo nazionale di Lincordiamento Universitario, una realtà presente in praticamente tutte le università di questo paese, che in questi mesi si è mossa, si è attivata per fare in modo che tanti studenti e studentesse non fossero in qualche modo costretti a dover abbandonare o gli studi o comunque la loro vita diciamo fuori dalla loro residenza e quindi anche il percorso di sviluppo e di crescita di cui parlavo. Quindi lascio la parola a Francesca che ci parlerà di questo tema. Sì, Fabio, salve a tutti. Appunto, io sono Francesca, faccio parte di LINC, che è una realtà universitaria che con Massimo per l'Unione Inquilini, Fabio per Pensiero Urbano, ha lavorato all'appello per il contributo affitto per tutte e tutti. Noi ci occupiamo della questione dei fuorisede e dell'abitare più in generale ormai da anni, perché la questione degli alloggi, la questione dell'abitare è una delle tematiche più importanti per gli studenti fuorisede che decidono di trasferirsi in un'altra città. Questo anche diciamo, è diventato un fenomeno particolarmente interessante negli ultimi anni, anche per l'espandersi delle piattaforme turistiche, in particolare Airbnb, che hanno spostato sugli affitti brevi gran parte degli affitti che precedentemente invece erano riservati agli studenti, portando quindi a una diminuzione appunto delle case disponibili per gli studenti e un corrispondente aumento dei prezzi. Prima della pandemia, quindi per uno studente fuori sede andare a trasferirsi a Milano, Roma, Bologna, Firenze significava una spesa molto ingente. Stiamo parlando di circa 600 euro a Milano, 450 a Roma e un po' meno a Bologna, per citare le tre più costose città d'Italia. Complessivamente una cifra che si aggira intorno al 38% della spesa annuale che uno studente fuori sede deve sostenere. In questo è chiaro che il tema degli affitto era già prima della pandemia una questione centrale su cui noi più volte abbiamo battagliato, sia proponendo delle soluzioni con i comuni rispetto quindi a dei canoni concordati, sia proponendo delle soluzioni che stessero dentro le attivazioni per il diritto allo studio e quindi con gli enti regionali. È chiaro che la pandemia ha inasprito questa situazione, rendendo veramente difficile per gli studenti continuare a vivere nelle città in cui hanno deciso di studiare e quindi limitando anche la possibilità di scegliere e di autodeterminare il proprio futuro. Durante la pandemia noi calcolavamo che circa 570.000 studenti avevano difficoltà a pagare gli affitti. Su questo noi, anche grazie all'aiuto di Massimo, ci siamo attivati portando avanti una rinegoziazione del canone e quindi provando a stringere anche dei patti con i proprietari di casa affinché gli studenti non dovessero pagare il canone pieno in una situazione di emergenza, in una situazione di pandemia. Questo in parte è una misura, una pratica che è riuscita, ma che sicuramente non è bastevole e non sarà bastevole soprattutto da settembre.
Diciamo, questo dibattito si incrocia anche con la questione grossa della riapertura delle università, un dibattito che sta infuocando gli Atenei in questo periodo in cui i rettori si spendono con dichiarazioni molto, molto contrastanti. In questo dibattito, diciamo, è surreale, per esempio, la situazione di Pisa, che ha un'amministrazione leghista, che richiede a gran voce al rettore di riaprire subito, immediatamente, a partire da luglio. Questo perché la chiusura delle università e quindi anche in parte l'allontanamento dei fuorisede, dai centri dove hanno deciso di studiare per ritornare nelle proprie città, ha portato alla luce le contraddizioni della vita universitaria, della presenza degli studenti nelle città universitarie, in quanto appunto gli studenti che sono sempre stati marginali nel dibattito cittadino, appunto l'esempio di Pisa è lampante perché l'amministrazione ha sempre attaccato gli studenti in maniera molto, molto netta e non molto diretta, ma che di fatto garantiscono l'economia cittadina, al punto che l'amministrazione adesso è costretta a prendersela con l'università perché giustamente in questa fase ha preferito chiudere le lezioni in presenza e garantire solo le lezioni online. Questo proprio per significare quanto va a significare quanto appunto la condizione dello studente fuori sede sia una condizione estremamente precaria che risente sia delle difficoltà economiche sia dell'impossibilità poi di essere ascoltate dalle istituzioni, soprattutto le istituzioni comunali, che appunto spesso fanno muro rispetto alle richieste studentesche e che anzi marginalizzano gli studenti con tutta la retorica antimovida che già conosciamo. In questo chiaramente un altro fatto significativo è l'impossibilità degli studenti fuori sede di votare o comunque incidere in qualche modo nel dibattito amministrativo e quindi a maggior ragione essere invisibilizzati. Adesso, appunto a partire da settembre, il grandissimo problema, il grave dramma riconosciuto anche dal ministro Manfredi sarà il calo delle immatricolazioni, perché chiaramente questa situazione economica, la crisi economica che si avrà post-Covid, le ingenti tasse che gli studenti dovranno pagare e anche gli affitti che vanno ad incidere sul bilancio familiare porteranno tantissimi studenti a non iscriversi all'università. Si parla circa di un calo tra il 10 e il 20% delle immatricolazioni, di cui due terzi si stima al sud. Anche perché chiaramente la questione degli studenti fuori sede è anche diciamo, la storia, la rappresentazione del divario tra le università del sud e le università del nord, in quanto appunto si creano questi grandissimi centri universitari al nord anche per le difficoltà degli Atenei del sud di reggere il confronto a causa di un, diciamo, di un definanziamento decennale. Diciamo, su questo poi tante sono le misure che si possono portare avanti. Noi abbiamo provato diciamo, a portare avanti delle battaglie sia con le amministrazioni locali, sia le amministrazioni regionali, sia appunto con l'appello al governo. È chiaro che c'è una difficoltà di recezione di alcune battaglie e di alcune posizioni. Non so, magari sulle possibilità facciamo un secondo giro. Sì, allora grazie Francesca per aver approfondito diciamo appunto anche la questione studentesca all'interno del problema abitativo. Intanto purtroppo Massimo Pasquini ha avuto dei problemi tecnici anche di orario, quindi non è più con noi, lo salutiamo, peccato perché insomma come diceva anche Francesco, Massimo è uno che ha le mani in pasta da tanti anni, ha tanta esperienza rispetto al tema ed è sicuramente diciamo molto utile anche elaborare tutta una serie di ragionamenti sul tema abitativo. Io improvviserei un secondo giro perché appunto le cose dette sono state tante, secondo me molto molto interessanti. Tutti e tutte avete toccato in qualche modo il tema della prospettiva, no? Francesco la chiamava una finestra di possibilità che più si va avanti più rischia di chiudersi. Io mi permetto di sottoporvi anche un po' diciamo uno stimolo rispetto a questo, perché abbiamo visto come in altri paesi, specialmente anglosassoni, esiste anche una questione generazionale rispetto alla classe politica, come questa si pone
diciamo, determinate battaglie che mette al centro della propria agenda politica. Un esempio su tutti, un po' come, diciamo, tutta una serie di deputati, giovani deputate, che spesso afrodiscendenti, che o comunque non con origine statunitensi, in qualche modo hanno fatto di questo, diciamo, di questo tema una battaglia principale, no? Basti pensare a Ida Roman, deputata democratica, che in qualche modo afferente, diciamo, a, diciamo, alla corrente di Sanders, che sul tema dell'abitare appunto ha portato avanti in questo periodo una battaglia generale, diciamo, di ristrutturazione, di ripensamento totale delle politiche abitative negli Stati Uniti, insieme a tutta una serie di comitati, collettivi, sociali, che in qualche modo hanno dato poi gambe a quel tipo di proposte molto radicali rispetto a, poi, al contesto americano. Tornando a noi, io mi chiedo a questo punto quali possono essere effettivamente tanto le prospettive dei ragionamenti che facciamo oggi, ma soprattutto quali possono essere degli strumenti efficaci, degli strumenti d'azione per bucare lo schermo in qualche modo, perché abbiamo detto tutti, abbiamo ripetuto in tutte le salse che per la questione abitativa ad oggi non c'è spazio tanto nei talk show, tanto diciamo nel dibattito politico. Quindi come oggi è possibile immaginare non tanto delle pratiche, ma piuttosto anche dei ragionamenti, delle proposte che impattino sul dibattito pubblico e diano la forza anche di diciamo, organizzare dei percorsi collettivi che in qualche modo vadano oltre degli steccati diciamo, inutili che spesso ci si pone. Quindi come, diciamo, a quei voti pindarici di cui si parlava, dei vari Fuscas e quant'altro, diciamo, come opponiamo anche diciamo, una serie di proposte radicali. Io penso che quella che poneva Massimo, cioè rispetto a l'abolizione di fatto del canone di mercato, l'abolizione della cedolare secca per il canone di mercato, diciamo, insieme a questo quali altre, diciamo, proposte oggi possono essere diciamo, utili ed efficaci per affrontare quella che sarà una vera e propria bomba sociale, no? Quindi vi lancio un po' questa suggestione, insomma, terrei magari l'ordine che si teneva prima, quindi Sara, Francesco, Francesca, insomma, anche con delle riflessioni anche un po' più di prospettiva, di breve lungo periodo per affrontare diciamo, la fase che verrà. Sì, vado. Io riprenderei, appunto, cioè, oltre a quanto si è già detto, mi vorrei ricollegare a quanto diceva Francesca, cioè rispetto al mercato delle locazioni brevi turistiche, cioè Airbnb, che è stato, cioè, la prova in qualche modo che no, l'autoregolamentazione del mercato privato non funziona, perché in qualche modo il proliferare degli Airbnb in Italia si può anche leggere come risposta alla crisi del 2008 e del 2011 e quindi come una sorta di, appunto, di soluzione tampone per chi poteva, no, affittare una casa a turisti piuttosto che a residenti stabili e quindi guadagnare di più. E questo è anche la prova, cioè i danni prodotti dalla cosiddetta turistificazione delle città d'arte è anche la prova del fatto che in realtà, appunto, la questione abitativa non è marginale. Cioè, quindi io in qualche modo insisterei sul porre al centro del tema non tanto soltanto la questione abitativa quanto proprio la qualità dell'abitare urbano, perché il fenomeno di Airbnb, cioè, è stato devastante per l'equilibrio delle città, appunto, cioè, ha creato dei dislivelli tali per cui non soltanto, appunto, i centri si sono specializzati economicamente in un unico settore, però, appunto, come diceva Francesca, ha determinato una contrazione significativa dell'offerta di case proprio mentre questa offerta stava crescendo. Cioè, Nomisma stima che dal 2015 si è invertita, cioè c'era molta più, appunto, domanda, e addirittura stimava per il 2020
un valore negativo di offerta di case in locazione. Quindi, come dire, noi insomma anche con Fabio, con Pensare Urbano, abbiamo ragionato proprio sul tema degli affitti brevi, che era finalmente esploso nel dibattito pubblico italiano proprio prima della pandemia, e questo è sicuramente un tema che va il proliferare di Airbnb prova che la soluzione non può venire dal mercato, la soluzione deve essere invece un intervento pubblico, e una delle cose da fare è sicuramente riprendere quel dibattito che era nato prima e regolamentare gli affitti brevi, perché c'è il concreto rischio che poi quando il turismo riprenderà, riprenderà peggio di prima, se appunto c'è stato un impoverimento, se siamo in una situazione di recessione economica, chi potrà affitterà a turisti? E si creerà quindi un'ulteriore, da una parte, concentrazione, no, di case e di profitti nelle mani di chi ha resistito in questo periodo, e quindi e dall'altra appunto le conseguenze che dicevamo prima su quella fascia che abita in affitto. Quindi ecco, io includerei in questo quadro tutto il tema insomma Airbnb, che appunto era a buon punto, su quello si stava ragionando prima della pandemia. Francesco, tu volevi in qualche modo parlarci un po' di prospettive? Sì, ti direi che chiaramente in estrema difficoltà, perché il mio lavoro consiste soprattutto nell'analizzare la realtà criticamente e non tanto nel proporre prospettive, soprattutto diciamo così, prospettive di mobilitazione politica, quindi svesto il cappello dell'accademico e provo a infilare il cappello del normale cittadino socialmente impegnato e progressivamente orientato, diciamo così. Quindi scusatemi se della banalità delle risposte che darò, ma insomma, quelle sono quelle che mi vengono in mente, sono quelle che ho in mente. Credo che ci siano almeno tre punti su cui concentrare l'attenzione. Il primo, che riguarda in prima persona, che riguarda me come tanti colleghi, è quello di una sorta di, potremmo dire, di costruzione di un'alternativa intellettuale. Ora, il fatto che questi stati generali che si sono tenuti negli scorsi giorni siano stati invitati a parlare, appunto, semplicemente racconta di qual è la considerazione che ha il mondo, diciamo così, della politica rispetto all'analisi dei problemi urbani. Insomma, l'analisi dei problemi urbani viene immediatamente sovrapposta con la costruzione della città, in particolare con la costruzione di grandi edifici iconici da parte dell'artista. Ora, ciò che a me è sembrato, diciamo così, sconvolgente non è tanto quanto dicevano Fuchs e Segueri, che sono, posso dire quello, sono di lavoro, fanno gli architetti, non fanno gli analisti urbani, quindi quando entrano nel campo dell'analisi urbana dicono potremmo essere gentili quasi fesserie o poco di più, insomma dicono cose che, diciamo così, poco solide dal punto di vista analitico. Ciò che è sconcertante, ripeto, non è tanto ciò che dicono loro, quanto il silenzio assordante di tutti coloro i quali si occupano di analisi urbana, di città, geografi, sociologi, scienziati politici, urbanisti, rispetto al costruire una narrazione alternativa del che cosa bisognerebbe fare. Quindi la prima cosa è ci vuole la costruzione di un pensiero alternativo a quello che oggi, che capisco che sia molto potente, insomma, la Repubblica in queste settimane, in questi mesi, ha dato voce quasi solamente ad un'unica linea interpretativa dell'uscita della crisi, ossia l'abbandono della città verso le campagne, intervistando appunto Boeri, Fuchs, ma anche alcuni archistar stranieri. Insomma, è chiaro che nel nostro piccolo noi possiamo fare poco contro la macchina comunicativa messa in campo nel mass media nazionale. Tutto sommato, però, qualcosa lo si può fare. Insomma, abbiamo voce nell'università, abbiamo una capacità comunque comunicativa che dovremmo poter sfruttare. Quindi la prima cosa che credo sia da fare è costruire un pensiero critico alternativo rispetto a che cosa si debba fare per uscire dalla crisi, o meglio per affrontare gli effetti della pandemia rispetto alle città e alla vita. Il primo punto rispetto al quale credo ci si possa mettere direttamente in gioco noi come accademici o come pensatori di questioni urbane. Secondo è, che non pertiene a noi ma a qualcun altro, non saprei bene dire a chi, è la costruzione evidentemente di un blocco sociale attorno al tema dell'abitare che sia in grado di incidere politicamente. Insomma, uno dei motivi per il quale il tema dell'affitto in particolare non ha rilevanza pubblica e politica è che il panorama degli affittuari è estremamente frammentato. Mi dispiace appunto che Massimo se ne sia andato, perché ci avrebbe potuto raccontare bene di qual è la frammentazione del mondo degli affittuari. Ad esempio, da una parte abbiamo tutto quello che raccontava benissimo Francesco, ossia il mondo di coloro i quali studenti
hanno bisogno di affittare per periodi brevi, in particolare in alcune città specifiche e soprattutto nelle aree centrali di alcune città, e stanno vivendo una crisi. Chiaramente è una fascia molto privilegiata d'Italia, insomma, non siamo tutti noi, semplicemente, come sappiamo, il sistema istruttivo italiano è un sistema di classe, quindi chi arriva al livello dell'università è tendenzialmente, statisticamente, fa parte delle fasce più privilegiate della società italiana. Quindi da una parte c'è quel mondo che esprime legittimamente alcune istanze, dall'altra parte c'è il mondo degli invisibili, dei migranti, ad esempio. Non a caso la maggior parte degli immigrati vive in proprietà. Se gli italiani hanno la casa in proprietà per l'80%, questo dato cala drammaticamente al 25-27% quando la famiglia è composta da un migrante, e cala ancora di più quando la famiglia è composta da due migranti, insomma, un familiare e studi migranti. Quindi, dall'altra parte c'è tutto il mondo degli immigrati regolari e irregolari che vivono nel mondo dell'affitto, che non hanno rappresentanza politica, lo vediamo sul tema del diritto di voto, sul tema di tanti altri diritti, quindi ancor meno hanno rappresentanza politica e hanno visibilità pubblica sul tema dell'affitto. C'è poi tutto il mondo delle famiglie povere, ad esempio, tutti coloro i quali, come diceva Sara, sono in lista d'attesa per l'ingresso nelle case popolari, ma non riescono ad accedervi. Anche qui, famiglie estremamente povere, spesso marginalizzate, che hanno pochissima rappresentanza politica nello scenario pubblico attuale, insomma, in cui i ceti sociali privilegiati dalle forze politiche che siedono in Parlamento non sono certamente quelle dei poveracci, potremmo dire, che avrebbero diritto di entrare in una casa popolare e che nell'attesa spesso decennale si arrabattano come possono. Quindi il secondo punto è la costruzione di un blocco sociale che sul diritto all'affitto e a vivere in affitto e alla sicurezza di vivere in affitto riesca a costruire una mobilitazione pubblica. Il problema è che questo è strutturalmente frammentato e non saprei bene come farlo. Riconoscere la frammentazione e provare a trovare punti di connessione potrebbe essere il primo punto. Il terzo punto collegato a questo secondo è trovare una connessione, come dicevi tu Fabio all'inizio, alcune alleanze sociali e politiche. Anche qui però il panorama è piuttosto desolante. Insomma, il quadro politico, come dicevo prima, non mi sembra molto aperto a rappresentare quelle fasce sociali, quei gruppi che oggi vivono con più difficoltà l'affitto. Insomma, nessuno rappresenta a oggi, un po' quasi nessuno, di immigrato, il mondo dell'immigrazione. Gli studenti universitari sono trattati alla stregua di radical chic che esprimono un bisogno per qualche anno, ma poi entreranno nel grande magma della classe media. Appunto, le persone povere che avrebbero diritto alle case popolari, insomma, sono praticamente invisibili, e la fascia, diciamo così, la middle class, la parte bassa della middle class, è anch'essa molto marginalizzata. Quindi all'interno dello specchio politico c'è pochissima possibilità di rappresentanza politica. La vera domanda è se ci sia nel mondo sindacale, quindi nel mondo dei sindacati confederali o extraconfederali. Quindi il terzo problema è provare a costruire connessioni con il mondo della rappresentanza politica, e potremmo dire sindacale, se non più ampio, della rappresentanza sociale. Anche da questo punto di vista, ripeto, non pertiene a me il dire quali siano le direzioni, appartiene a me al massimo provare ad analizzare qual è il quadro della frammentazione e delle possibilità che ci sono. Finisco con un'ultima cosa. Appunto, io credo che questa sia una finestra di opportunità, come dicevo prima, di fine dell'austerità che dobbiamo cogliere, che si sta chiudendo man mano che il tempo passa, ma che probabilmente preluderà a una fase ancora più dura di austerità. Insomma, io credo che nel giro di 2 o 3 anni ci diranno che abbiamo speso tanto per l'emergenza, ora stringiamo ancora di più la cinghia. Quindi è ancora più drammaticamente necessario provare a cogliere questa finestra, non solo perché dopo l'austerità sarà ancora più dura, ma perché probabilmente per anni non ne vedremo più i soldi che possono essere spostati più o meno da un campo di spesa all'altro con una certa facilità, per quanto possa essere facile questa cosa. Quindi insomma mi sembra drammaticamente urgente provare a essere incisivi in questa fase, altrimenti temo che per decenni non avremo più risorse da spendere in questi campi. Grazie mille Francesco per esserti svestito dei panni dell'accademico, però comunque hai detto delle cose secondo me molto, molto utili. Passo la parola a Francesca, sempre per rimanere un po', diciamo, in quest'ottica di ragionamento, appunto, della finestra di possibilità. Sì, io parto subito da una considerazione, ovvero il fatto che appunto mi ricollego a quanto si diceva prima rispetto al fatto che c'è la possibilità di avere degli investimenti economici sul tema dell'edilizia, sul tema dell'università, dell'istruzione e della formazione.
Mi sembra che appunto la situazione sia in parte di apertura di questo governo e in parte anche di inconsapevolezza rispetto a quali sono i veri problemi, le vere esigenze del paese. Penso alle dichiarazioni di Conte che faceva qualche giorno fa alla fine degli Stati Generali, in cui parlava di residenzialità universitaria e di diritto allo studio. Temi che non sono stati affrontati dai presidenti del Consiglio degli ultimi anni, ma e che quindi fanno ben sperare, ma che allo stesso si accompagnano a delle misure poi di sostegno al diritto allo studio e alla residenzialità veramente minime. Per esempio il governo adesso con la conferenza Stato-Regioni ha stanziato il bonus di CFU per accedere alla borsa di studio e quindi anche agli alloggi soltanto di 5 CFU, che non corrispondono neanche a un esame universitario, che quindi chiaramente non risultano bastevoli le esigenze degli studenti e delle studentesse che a causa del Covid non hanno potuto sostenere gli esami. È quindi chiaro che se da un lato ci sono dei margini di apertura, dall'altro è necessario fare delle pressioni specifiche e anche portare delle proposte concrete, in quanto comunque appunto in questo via vai di tecnici, esperti, comitato, piano Colau, stati generali, è chiaro anche che il governo ha necessità di punti fermi, di confronti tecnici, di gente che sappia di cosa si sta parlando. Su questo è chiaramente centrale provare a spingere e a investire in termini strutturali sui fondi che verranno dal Recovery Fund, che appunto saranno di una cifra di miliardi spropositata rispetto appunto all'austerity che abbiamo vissuto in questi anni e che dovranno essere spesi. Sicuramente, diciamo, dal punto di vista della sanità ci saranno degli investimenti importanti. È chiaro che però anche diciamo, nei settori in cui diciamo, riconosciamo tutti la necessità di spendere questi fondi vanno poi incanalati nelle fasce più deboli, nelle situazioni più problematiche. Allo stesso modo penso che si possa fare sul tema dell'abitare. Penso che appunto alcune proposte sono già state dette e sicuramente sono in campo da anni, hanno bisogno di un megafono sociale, un megafono politico. Altre appunto sono molto lontane dal dibattito pubblico, penso soprattutto rispetto al tema del diritto allo studio, il fatto che ci sia un contributo affitto per tutte e tutti gli studenti è una cosa assolutamente lontana da come si stanno comportando gli enti, ma che appunto avendo un dibattito tecnico sul tema, facendo un confronto tra la situazione italiana, la situazione francese e degli altri paesi europei, è chiaro che lì è parte del problema, quando appunto in Francia la CRUS, che sono gli enti per il diritto allo studio, danno un contributo fisso mensile e hai un tasso di studenti che vivono da soli altissimo, mentre in Italia ancora il 69% degli studenti vive con i genitori, il 69% dei giovani vive con i genitori, ti rendi conto che è esattamente in quel senso che bisogna investire. Su questo io diciamo, sono anche abbastanza propositiva, nel senso che penso e spero che nei prossimi mesi ci sarà anche un'attivazione sociale forte, ci saranno anche numerose piazze, alcune ci sono già state diciamo con e contro gli stati generali. Penso all'attivazione che c'è stata appunto del Fronte Popolare, per quanto diciamo criticabile, oppure anche quella di Fridays, ma tante saranno anche le piazze dei prossimi mesi. Per esempio appunto proprio dopodomani, il 25, ci sarà la piazza di priorità alla scuola, che lancia un messaggio diciamo importante per il paese, che va accolto sulla centralità dell'istruzione, appunto un tema che noi appunto per esempio affronteremo anche in quella piazza, riportando la centralità dell'istruzione, che poi appunto è collegata, come ho detto, a tutti questi temi. Quindi su questo io penso che appunto la situazione sia critica, ma sicuramente migliore di quella che avremmo potuto discutere un anno fa, in quanto comunque ci sono dei margini, ci sono dei margini di possibilità che vanno colti, vanno cavalcati, appunto una necessità anche di indirizzo di questo governo, anche perché appunto il rischio è che se non lo facciamo noi come area larga, come
gente che si muove nel sociale lo farà Confindustria. Okay. Grazie Francesca, insomma vi ringrazio per, insomma, oltre ad aver, diciamo, posto tanti elementi interessanti rispetto all'elaborazione, anche aver interloquito su questo piano, cioè appunto sul piano della prospettiva e della risposta sociale e politica a questo problema, che, diciamo, anche secondo me è un po' il vero nodo da affrontare con coraggio e con ambizione, perché appunto negli anni, negli ultimi decenni è venuto a mancare, specialmente per un tema che dovrebbe essere fondamentale come il diritto ad abitare. Chiudo dicendo che, insomma, ripetendo anche perché lo dicevo all'inizio, il fatto che questo webinar non sarà un webinar estemporaneo, insomma, che è volto solo all'elaborazione, ma anche alla costruzione di un documento con i compagni e le compagne del Pensiero Urbano, di Comunet, del Corsaro, per provare in qualche modo a costruire degli strumenti d'azione che in qualche modo cioè, possano essere sposati da un'alleanza larga di soggetti, come dicevo prima, anche che vada oltre determinati steccati ideologici, perché oggi il tema delle alleanze è un tema fondamentale rispetto a questo. Ecco, penso alle esperienze, insomma, che abbiamo attraversato con Francesca, ma anche con Sara, con Pensavo Urbano, e a come in qualche modo, anche rispetto al tema degli affitti brevi, si costruivano, diciamo, ragionamenti anche con associazioni di piccoli host o con associazioni di piccoli proprietari, no? Perché appunto questi sono elementi anche utili a mettere in campo finalmente l'idea di un grande piano per la casa per tutti e tutte. Io quindi vi ringrazio, saluto Sara, Massimo, Francesco e Francesca, grazie per aver partecipato, e insomma niente, buona serata, e spero, insomma, a chi ci ha seguito su Facebook che sia stato un dibattito interessante. Grazie a tutte e tutti. Grazie voi. A voi. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.